La giornata internazionale della donna non finisce qui, perché è ancora in corso una serie di mostre qui al Collegio dei Gesuiti proprio per celebrare l'importanza dell'universo femminile. Abbiamo qui delle protagoniste, le organizzatrici di una esposizione che riguarda, intanto ce lo spiegheranno meglio loro, ecco, che conosciamo, quindi abbiamo davanti a noi Veronica Stil, consulente d'immagine. Ambra mia, fashion manager. Tiziana Casagna, fotografa. Molto bene, allora spiegateci un po' di cosa si tratta e come è venuta l'idea di organizzare questa vostra esposizione, di cosa si tratta esattamente. Credo sia opportuno che Ambra. Allora, questa è una seconda edizione di un evento precedente che era Woman Fashion and Design, e adesso abbiamo trasformato il tutto in Woman Fashion and Beauty. Raccontiamo tutte e tre insieme e con il nostro partenariato di professioni e comunque di passioni la bellezza della donna del tempo. Quindi abbiamo scelto sei splendide donne dai 18 ai 70 anni in un percorso artistico che ha coinvolto quindi la professionalità di Veronica Stil come consulente d'immagine e la professionalità di Tiziana Catania come fotografa. Allora, conosciamo quindi anche Veronica Stil. Bene, la parte che ho curato è relativa alla scelta degli abiti che possano e potessero, nel caso di specie, valorizzare queste splendide donne, dalla più giovane alla meno giovane, ma non per questo meno fascinose. La scelta di un abito chiaramente è fondamentale per valorizzare non soltanto il nostro corpo, ma anche i nostri colori, e naturalmente a questo si aggiunge gli accessori, che dovranno tenere in considerazione tanti dettagli strutturali alla persona, dalla forma e dalla lunghezza del collo alla lunghezza delle braccia e non soltanto. La fotografa invece? La fotografa invece ha cercato di parlare sì del percorso di crescita della donna nei suoi anni, dai 18 ai 70 come diceva Ambra, ma mantenendo comunque l'individualità di ciascuna, perché ok, va bene i 18 anni, però tutte le 18enni non sono uguali, ognuna è fatta a modo proprio, così come le trentenni eccetera, quindi quello che ho fatto è comunque un colloquio preliminare, che non è un colloquio ma una chiacchierata, sono due chiacchiere, tanto per capire come si muovevano, quali erano le loro movenze naturali, per fargli assumere una posa più giusta, più adeguata, perché non è corretto fargli assumere una posa che non gli si confà. Tutto qui. Bene. L'obiettivo che si cerca di raggiungere quando si parla di consulenza d'immagine, nel caso di specie di questo progetto che ha visto coinvolte sei donne di età diverse, è quello di partire da una donna freschissima che, come potete vedere dall'immagine, porta sulla testa questa costruzione floreale quasi a volere rimarcare proprio la donna in fiore. La consulenza d'immagine ci aiuta a capire che ciò che tu puoi fare a 18 anni è opportuno che non lo si faccia a 30 e neppure a 70 anni, poiché il fascino e la femminilità comunque saranno di altra natura, e quindi ciascuna età avrà il suo fascino, ed è proprio compito della consulente d'immagine aiutarci a ritornare in contatto con il nostro corpo che cambia e ritrovare un nuovo fascino, un fascino più maturo e consapevole. Grazie, che ci ho trovato. Al Castello dei Conti di Modica, una mostra pittorica a cura di Daniela Crociata, che salutiamo. È una mostra questa organizzata proprio per celebrare la donna nella sua universale importanza. Questa serie di quadri da lei realizzati, ecco, ce ne vuole parlare, grazie. Salve a tutti. Sì, in occasione dell'8 marzo mi hanno invitata a rappresentare un po' la donna o le donne. Infatti ho portato parecchi soggetti che riguardano la donna, ad iniziare
come quello, il primo che abbiamo alle nostre spalle, che indica la donna in senso universale, rappresentato con... Ecco, li vediamo più da vicino. Qui siamo a pian terreno del Castello dei Conti di Modica, è possibile continuare a visitare questa mostra, vero, nei prossimi giorni? Fino a domani, è soltanto mezza giornata, perché è stata fatta in occasione appunto dell'8 marzo, di queste tre giornate, e finirà appunto domani. Quindi abbiamo questa, per quest'altra donna che rappresenta la vita, sta tirando con l'arco che rappresenta la vita, e le frecce sono le azioni che noi compiamo, quindi a secondo dove è diretta le nostre azioni hanno una loro conseguenza. O la donna che nasce dal colore. E quell'altro quadro rappresenta la violenza sulle donne, e infatti qualsivoglia violenza una donna subisce è una donna che vive nell'ombra, costretta a portare una maschera, non vorrebbe mai essere nata. E poi abbiamo questa rappresentazione tra bere il bene e il male, quindi su una scacchiera, sulla scacchiera della vita. Una donna che rappresenta un po' poesia e sì, ecco, vediamo, ecco, la poesia, quindi un po' shakespeariana, infatti sotto i piedi ha dei piccoli teschi che fanno parte, che rappresenta la poesia, per rappresentare la poesia. Poi abbiamo una serie di donne invece alle nostre spalle, indiane, tratte da una serie di foto che qualche anno fa mio nipote ha fatto in India, e quindi mi hanno tanto colpito questi volti che sono molto colorati ma anche molto gravi e vecchi e sicuramente sofferenti. Ecco, vediamo anche questo qui. Questo qua è un vecchio, cioè rappresenta un vecchio indiano che è un santone. E poi abbiamo invece lì un bambino piccolo che rappresenta un po' la situazione che c'è in Africa, dove i bambini raccolgono le bacche di cacao per noi poterne fare della cioccolata. Però siccome la triste realtà è che loro vengono venduti per pochi dollari e sono costretti quindi a raccogliere queste bacche, ci sta interrogando dicendoci io la cioccolata non la mangio, e voi? E poi quell'altra, un'altra donna che è indiana, e questa è una donna appassionata, dovevo rappresentare la passione per la musica e lì allora l'ho trasmessa la passione tramite una donna molto sexy che suona il piano. Okay. Vediamo più da vicino questi quadri che rappresentano. Rappresentano l'immigrazione di questi popoli che da anni ormai arrivano da noi sopra barconi fatiscenti e vengono anziché a trovare la speranza di una vita migliore, trovano la morte. Ma il pensiero mi è andato un po' oltre, quindi parto da Mosè, che quando nella Genesi ha fatto uscire il popolo ebraico dall'Egitto, mentre loro sono usciti, escono dai loro paesi, non perché il Signore ha voluto così, ma perché il Signore della guerra ha voluto in questo modo. E quindi scappano dai loro territori e vengono da noi e non inconsapevoli probabilmente di trovare
affrontare la morte. Infatti le acque si aprono, ma stavolta in fondo al mare noi troveremo i corpi di tutta questa gente che speranzosa voleva arrivare da noi, e invece no. E quindi questo quadro con tutti questi immigrati l'ho chiamato Olocausto Nero, perché indica un nuovo olocausto, un olocausto del 2000. Daniela Cruciata vuole mostrarci quest'altro quadro, ecco, vediamolo meglio. Allora, questo quadro l'ho realizzato al Festival Bread Festival di Monreale, e quindi questo festival è dei fornai, quindi c'era questa sagra dove vendevano il pane, e io ho rappresentato questa fornaia che sta tirando fuori il pane, ma il pane in assoluto che noi dobbiamo sempre avere sulla tavola è Cristo, quindi Cristo pane di vita, e lui rappresenta il Cristo pantocratore che si trova dentro la cattedrale. Per finire, lei che tecnica e che materiali utilizza per creare queste opere? A me piace lavorare con l'olio, quindi io utilizzo quasi sempre olio su tela, è molto, molto facile, mi piace utilizzare anche l'acrilico, ma la tecnica mia è una tecnica espressionistica, quindi il tratto corposo che viene quasi a modellare ciò che voglio fare, che diventa materico, e riesco a modellarlo come fosse una scultura più che una pittura. Sempre al Collegio dei Gesuiti, all'interno del Museo di Arte Contemporanea, sarà aperta fino al 13 marzo la mostra Artisticamente e Cuore, un'esposizione fotografica a cura di Antonella Caldarella. Ecco qui le foto. La serie di eventi organizzati ad Alcamo in relazione alla Giornata Internazionale della Donna non finisce qui. Domani Alcamondo Blog tornerà a Castello dei Conti di Modica per mostrarvi un'altra esposizione e un ulteriore momento dedicato a lezioni di difesa personale.